Sono tornato, buongiorno. Come si gioca? Anche con i. Ma cioè, non c'è la gioia dello scoprimento. Ah, eccolo. Tremo la trazione della corrente, farne buon uso. Controllare le telecamere in modo veloce e spegnerle. Vabbè, spegnerle velocemente. Tenevo la traccia del tuo nemico per sapere quando sta per attaccarti. Generalmente più power modules. Generare più power modules che poi, giustamente anch'io non so leggere un cazzo. Cam 4, ok? Con il tempo che passa più gente ti attaccherà e tu non avrai abbastanza tempo per generarli. Quindi una buona tattica è provare a generare più power modules che puoi all'inizio, quando non c'è quasi azione dal punto di vista nemico. Dal punto di vista nemico, ok. Sviluppare una buona tattica, vincere in modo da sapere cosa fare in certe situazioni. Ok. Va bene. Ci sarà un crash un'altra volta. Ok. Connessione va e viene. No, cosa? Che hai letto? Cam 4 hai detto. È lui il cattivo. Che trashato. In che cam sono? Ah, cam 1. Come combattere un tuo inizio nell'eletto? C'è il taser. No? Immagino sia quello. Stanno indossando Twitch, boh. Ja, avevo detto che mercoledì è un giorno di merda per fare live, ma voi non mi credete. Cam 5. Aspetta, Cam 5 è tipo qui? Cam 4? La cosa triste è che mi sta facendo perdere un po' l'ansietta. Ah. Mi ero scordato di quella porta. Ottimo, ottimo. E caga. Tra l'altro, a me Five Nights at Freddy's non è mai piaciuto. Mai, l'ho sempre visto, ho detto. Boh, un giochino carino. Pensavo fosse più horror. È normale che vada così veloce sta a fare. Ciao, non dovrebbe fare. Sto facendo il 2. Come fai il 2? Neanche hai scritto bene il primo. Cioè, ho visto delle cose che hai scritto su sto coso che mi spaventavano. Spegnere, cioè spegnere. Due fa paura. Comunque ti do un consiglio per quando scrivi le cose. Usa tipo programmi tipo, cazzo ne so, Word online, che è gratis, in cui puoi mettere il. Vedi dove cazzo è lo stronzo? 5, ok. Ci dovrebbe tipo essere questo. Ok. In cui ti sottolinea gli errori. Di battitura. È comodo. Cioè, ogni tanto capita che uno si accorge delle stronzate che scrivi, quindi. Se vuoi farlo in altre lingue, puoi chiedere a me. Io so il francese e il tedesco. E l'inglese? Ah no, l'inglese l'ha già fatto. Vero, vero. Scemo io, scusate. Comunque sta cosa che non passa da solo mi trigger. Vabbè, no, è divertente. Ne so pochi perché francese ha fatto le medie. Che sta a fare?
Ok, se n'è andato. No, no, non riapro. Managgia il clero. È vero? Facevo anch'io. Lo so, sono spagnolo. Qui ci schianta. No, comunque mi sto divertendo un sacco. Guarda, proprio. Si fa 5. Che sta a fare? Cos'è sto puffo blu? Che lampeggia? Cioè, voi non lo vedete? Ma fa ancora un so cagato. Guarda. Bellissimo. Fantastico. Guarda, lo metto nella mia cartella dove c'ho tutti i giochi. Non lo sto assolutamente scancellando. Allora, ti capisco. Anch'io alla tua età facevo cose del genere. Tipo. Ho creato una mod per Minecraft io alla tua età. Per dirne uno. Di merda. L'importante è divertirsi. Ah, un consiglio. Non mettere che con Esc cancelli, che esci dal gioco per l'amor di Dio. La cartella del cestino stai mettendo. No, neanche di proprio cancello. A proposito, io devo votare il cestino. Quanta merda c'avrò dentro il cestino? Un botto. Comunque, volevo raccontarvi di come stanotte non ho dormito una segaccia nulla per colpa di quel mostro di mia madre e quella bastarda di mia sorella. Che giustamente io ho fatto tardi anche stanotte, verso le 5, 5 e mezzo mi sarò addormentato. E mia sorella, 7, 8, dovrebbe andare a scuola, ma dato che è stronza, non ci vuole andare. Mia madre si è incazzata e si è messa a urlare, e io giustamente mi sveglio. Nonostante abbia il cazzo di tappi per le orecchie. E poi mi passa il sonno. Semplicemente mi va totalmente via il sonno. Perché quando uno urla in casa ti viene l'ansia. E quindi io fino alle 11 e mezzo non mi sono riuscito più a riaddormentare. E poi mi sono risvegliato verso le 3. Quindi sono totalmente rincoglionito oggi. Dopo tutto sta intendendo. No, non è vero, non sto intendendo Napoli merda. Quello lo intendo in altri modi, però ne, no, non scherzo, mi dissocio. Io mi andrei a addormentare adesso, io dormirò ore e ore. A me non piace dormire, nonostante mi piaccia dormire. Concettualmente l'odio, fisicamente, beh, mi piace dormire. Però concettualmente è uno spreco di tempo. Se potessi dormire di meno lo farei, se ne fossi in grado. Però. Sapete com'è? Il mio corpo ha bisogno di 8 ore di dormita. Messo musica heavy metal, altro che tappi. Sì, ok, ma le 8 di mattina. Poi mi era passato il sonno, quindi mi sono messo a leggere manga, cazzate varie. E sono rimasto sveglio. Dove ci stia? Allora, proprio cancella. L'ho distrutto dall'esistenza. Che forse è peggio. Devo andare a una sega? Beh, dai, anche ore, 2 ore di teologia. Vabbè, per 2 ore. 2 ore di teologia generale e una di teologia cattolica. E poi basta. Lo stesso che di Edward, mani di forbice, maestro. Lo metto in sovrimpressione, Edward. Edward, mani di forbice, fai vedere che minchia di occhiaie c'ha sto tizio. Ah, questo. Questo era quello originale. Aspetta, fai vedere una bella foto in cui. Ah, che belle occhiaie, madonna. Spero tu non sia davvero messo in questo modo perché sei rovinato. Va bene. Sono mezzanotte e 33, coincidenze. Ho guardato l'orologio e sono diventate 34, mi spiace. Sì, no, lo conosco chi è Edward Mani dei Forbici. Solo che ne hanno fatti diversi, se non sbaglio.
No, il tizio con le mani. Non mi ricordo. Perché è un film horror cult, però io non guardo in film. Quindi sono tipo, beh, fantastico questo film. Regà, ho iniziato a guardare cose tipo serie televisive recentemente, giusto perché non sapevo cazzo fare in queste giornate. Anche se oggi, che cazzo, ho fatto una sega. Ah, ho giocato con Ema. Ma col basta. Da tanto che non lo guardo, adesso lo vado a richiedere nel canale Telegram. No, mi dissocio. Si faccia. Attivo. Bene. No, non è. Quello del tizio di lì, poi basta. Tra l'altro recentemente, scherzando, ho pubblicato un video su PH che ha fatto tipo 20.000 visual, giusto per. Fatemi dare un occhio. 6.000 visual, 45.000 visual. Ti è beccati sto video. Oh sì. Basta cercare Edited Hentai su PH e lo trovate. È il secondo video, tra l'altro. Minchia, già. Già. Infatti mi sta un po' salendo le visualizzazioni su Adifly. Ma si può monetizzare? No, perché mi buttano giù i canali, puntualmente, perché è per la legge americana che qui in Italia non ha effetto, quindi Twitch non mi uccidere. Che in realtà è la stessa che butta giù i canali Twitch per quella cosa, per le canzoni, è la stessa legge della DCMA. E nulla, semplicemente non posso. Cioè, l'avevo fatto, mi ero fatto un canale ufficiale, avevo mandato la mia foto con sotto delle scritte per verificare che ero una persona vera. Poi mi hanno buttato giù il canale. Poi ho richiesto monetizzazione, hanno detto, eh no, perché dovresti essere te comunque. Ho fatto sì, ma sono finzione. Eh no, però servirebbe consenso di quella. Certo, mi hanno buttato giù tutto. E quindi ho iniziato a fare la tecnica. Quindi mi sono creato un sito. E da lì è nato tutto il mito di Edited Hentai. Hai fatto più visualizzazione che in tutta la carriera di tu. Sì, no, regà, su PH, so. C'è un video che quanto è adesso? Vediamo se lo si trova. C'è un video che ha fatto 100.000 visualizzazioni ora che vedo. Isekai Area. Un altro che ne ha 60.000, un altro 11.000, 11.000 e 53.000. Ma quanti cazzo di visualizzazioni? Cioè, per Dio, 240.000, 17.000. Madonna santissima. Mi fa sentire un figo, devo essere sincero, con tutte queste visa. 19.000, 26.000, 2.000. Mi sa che me l'hanno buttato giù quello. 4.000, 25. Quello non è mio. Pa, pa, pa. No, dai, cazzo, aveva fatto un botto di viso a quell'affare. Ci rimango male così. Che basta cercare full edit. Don Sperti. Buongiorno. 4.000, 8.000, 5.000. 4.000. Non c'è. Un attimo, è che ora mi è venuto. Noto una certa somiglianza con Gabriel Garco. Minchia, è Gabriel Garco? Ci chiamo su Google, la Madonna! Oddio, insomma, non mi fa impazzire, devo essere sincero. C'è un viso che. No, non è di mio gusto, raga. No, brutto. No, che. Okay. Non so se perdere come un complimento o un'offesa. Ma mi piace per nulla, raga. No. No, mi spiace, non mi attira. Non è il tipo di maschio che. No. Vabbè. Pinozz.
C'è Lollo che impazzisce perché non ci anda, va bene. Ma dove sei? È arrivata Anda, seriamente? Lollo ormai mi ha scritto messaggio. Chi sei, Covid? Non lo sai, però presto lo scoprirai. E poi tu scomparirai, non scomparirà mai il Covid. È una di quelle malattie che ci porteremo sempre con noi, però almeno ci avremo uno scudo di persone che non si... Che non sia male, eccetera, eccetera. Meglio un uovo oggi, una gallina domani. Aspetta. Meglio una gallina oggi o un uovo domani? Era il coso. Ah, quindi è una gallina domani, dato che oggi prendo sia l'uovo che la gallina. Vabbè, che c'entra? Perché uno è omosessuale, non vuol dire che è meno figo. Mica bellissima, cioè era bellissima, ora sta invecchiando un po' male, però a me mica piaceva, mi piace un sacco quando era da giovane. Sa so, ci faremo buona live. Non mi ha scritto nulla, ma che cazzo? Vabbè, sono telepatici. L'altra volta è stata Anna a chiamare Lollo e stavolta è stata Lollo a chiamare Anna. Mi è arrivato in chat fortissimo, avresti voluto farlo un po' prima. Ed è arrivato. Mario. Io chiamo il sacerdote. No, Cesare, fai te il sacerdote. Te regà, è che sto un po' di merda al momento. No, Anna. Dice che c'hai. Se puoi parlare. Se no, nulla. Ti sei almeno saltata la parte in cui la Twitch crashava di continuo. Almeno quello. Siamo in 10, buongiorno. Qualcuno di nuovo che vorrebbe fare il confessionale? Che cazzo c'è? Peanuts. Oppure don esperti, vorreste, uno di voi due vorrebbe fare il confessionale, signori? Problemi in famiglia, cazzo. Succede, succede, uguale a me stamattina, cioè. Non ho visto a dire che cazzo sta succedendo in famiglia mia, però mi hanno dato palle. Vado a ficcare dopo questa formazione che hai detto. Ehi, Diane, dovremmo sposarci. Sì, no, fantastica comunque il fatto che... Spiace, Anna. Anna è venuta nel club. Se assolutamente facciamo troppo poco così me ne vado di casa. Sarebbe un'idea. Visto tutto, dirmelo da quando avevo 4 anni questa frase. Anna è venuta nel club. Noi famo in Liguria o Sardegna? Beh, vuole andare di casa sua, quindi credo al Liguria. Là io vado, buonanotte. Ah, te ne vai, Cesare. Buonanotte. A sabato, venerdì, che è un sabato, che praticamente è sabato. Se non vieni mercoledì, venerdì, quindi nulla. Ci vediamo sabato. Madonna, come si vede che le mie sinapsi sono totalmente fottute oggi? Non, sto balbettando come una checca. Facendo la fatica bestiale, comunque. Che cazzo? No, ma stanotte ho fatto un sogno tremendo. Ho sognato che uno dei miei youtuber preferiti fosse morto. Ma c'ero rimasto malissimo. Ed era Sinergo. Cioè, tremendo. Tra l'altro, avevo sognato che video con Sinergo continuavano a uscire perché loro con la programmazione sono avantissimo. Se li segue, lo sa, può confermare. E quindi, ok, venite. Fanculo, io faccio finta di nulla. Tanti cazzi a tutti. Che hai detto, Anna? E poi c'è un altro video in cui c'è Sinergo nella bara. In cui c'è Redes che fa tutto un discorso tristissimo. Io prendo un botto. So. Cioè, giustamente è successo. Dopo che mi ero svegliato, giustamente io sono bossato mentalmente in sogno. Cosa sogno? Sinergo morto. Ma giustamente, come sfogare i tuoi sentimenti interiori? Sogni, sogni. Allora sì, fammi sapere così dico a Don Silvio e Don Vincenzo di venire al matrimonio. Guarda, guarda.
Dato che ti sposerete, non auguro alla tua futura moglie di ricevere un bicchiere per il matrimonio. Giusto così. Poi, se ti piace sta roba, se sei un cuckold, non sono problemi miei. Semplicemente, non sono i miei gusti. Almeno oggi c'ho l'acqua fresca. Dai, almeno questo. Fun fact, se io e Anna avessimo un figlio potremmo davvero sposarci a questa età. Sì, ok, poi decidi di rovinarti la vita, però avendo il figlio, poi il matrimonio de gustibus. Date precauzioni, ragazzi. Tra l'altro, Anna, ho visto che ti sei fatta blu. Infatti l'altro giorno stavate parlando te e Lollo del fatto che hai i capelli blu. Ma non capivo. Infatti dicevo, aspetta, ma che cazzo di colore? Ma non c'aveva tipo rossi, rose, cose, fucsia? Sì, ma... sì, ok, ma mi è arrivato ora su Instagram la foto. Che io non lo guardo mai Instagram. Io tipo apro Instagram quando sul telefono mi arriva la notifica. Tizio e Caio hanno postato delle storie su Instagram. Io dico, vabbè, cazzo, controlliamo. Ta 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 ta. Ta 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 ta, e poi chiudo l'applicazione puntualmente. Non lo so, le storie sono una di quelle cose che non riesco a capire perché. Ma la musica è bassissima? Sì. Perché io l'ho sempre scazzate, le storie l'ho sempre viste male. Però è una delle poche cose che su Instagram riesco a vedere tranquillamente. Perché sono proprio veloci. Ah, e poi non ci sono i mi piace sulle storie. Perché io ho questo grandissimo problema. Io non riesco a mettere i mi piace. Cioè, proprio c'ho il blocco del tipo. Non lo so. Mi trigger. Ho messo la foto per farlo capire. Ok, però se non lo dico io, come faccio a saperlo? Quindi, nelle storie in cui non c'è bisogno di mettere mi piacciono un sacco. Comunque, raga, è impossibile. Povero Lollo. Pensa che è durato anni e te non riesci a durare un mese? Lollo, mi deludi, mi deludi. Un mese dovrebbe essere semplice per te. Sei un mio discepolo. E invece, proprio vero che la carne è debole. Perso il terzo giorno. Come hai perso? Pensavo che è impossibile. No, non riesco a sopravvivere. Non l'ho detto perché non mi interessava farlo. Ma a me interessava saperlo, però. Cioè, che cazzo. Leo, dopo aver. Non puoi più fare una. Lo so. Lo so. È la taverna del Bianconiglio più profonda di quanto tu pensi. Tra l'altro, c'è tipo fun fact, anche Ema l'ha persa tipo a cazzo di cane, tipo non ci stava pensando, non lo sapeva. E verso mezzanotte e un quarto ha fatto. Stone the deed. E poi nulla, si mette su Instagram a vedere cose e vede i meme e dice: oh no, che cosa ho fatto? Come ho fatto a perdere? Dice. Ma come si chiama quella a febbraio? Non ne ho idea. Perché dovrebbe essere quella di febbraio. Di febbraio, dei femmine. Femmine. Fai vedere. Finger free February. Niente tu. Cioè, mi piace come metà l'imperativo. Non lo posso fare. Do the dirty stuff. E non, neanche altri oggetti sono permessi. Good luck, ladies. C'è questo commento sotto, tipo, ragazza 1, parteciperai alla FFF? Ragazza 2, cos'è quello? Che cos'è? La prima. It's finger free February.
dove non puoi stitalinarti o usare altri oggetti. E la seconda ragazza: oh my god, yes! I'm going to participate. Parteciperò sicuramente. Per piacere, dimmi che yes vuol dire. Shit, white girls say when they are extremely overexcited and or have bad had too many pumpkin spice lids. Che cazzo sto leggendo? Perché ogni termine c'ha altri termini dentro? Pumpkin space. A shitty coffee flavor that all teenage too young love. The Urban Dictionary è tipo. Boh. Che cazzo avete scritto? Che cazzo mi sono. Che cazzo mi sono tentato con. Ti sei tentato con Belle Delphine. Complimenti. Che gli OnlyFans ripostati. Non è non venire. Sì, no, il concetto è quello. Poi buona fortuna a venire in altri modi. Non usare dita, ok, allora, sono un coglione, però è comunque possibile. Sì, no. No, quella salta. Buongiorno. Sa cos'è lei? Lei è un sub, totalmente a cazzo di cane, del primo mese infatti, vedete le manine così, perché uno, oltre a farsi una sub a se stesso, ha regalato un sub, dato che non c'era nessuno in chat, oltre a Cities, che aveva già il sub. È stato regalato a uno a caso, ovvero te Zalta. No, se scopriamo è legit, no. Nat è venire appunto, quindi rip. Zalta c'è Zalta, no, hai fatto le manine. Oh wow, ah già, non le. No, cazzo, non c'eri vero quando le ho fatte vedere. Aspetta, che le rimosso. Twitch, no, clip. Non video. Che cazzo c'ho sul video? Ah, ok, video dell'allenamento. Questo. Oh wow. Ecco come cazzo le volevi. Questo è livello 1. Questo è livello 2 mesi. Questo è livello 3 mesi. Questa 6 mesi. E questa 9 mesi. Mi servirebbe 12 mesi, però non so dove cazzo mettere altre ali, quindi so tipo come faccio. Però. Come va? Va bene. A parte il mondo che mi sta remando contro in ogni possibile cazzo di modo. Beh, tutto a posto. Ma ora va bene. Sì, ok. Problemi in famiglia. L'ho già detto che alle 8 mia madre mi ha svegliato perché urlava mia sorella. Per un botto di minuti, E quindi io fino all'11 e mezzo mi sono riaddormentato. Poi sono fuori allenamento e non riesco a trovare la forza di allenarmi. Quanto è alta la musica? Ma che cazzo è sta musica? Perché è così tutta. Please, dammi qualcosa di. Di pompante. Mettiamo rock. Rock è l'unica playlist decente. Che è bassissimo questo, giustamente. Poi faccio sempre le 5 di notte. E a me questa cosa sta iniziando a pesare. E infatti mi sveglio alle 3 di pomeriggio e cose, insomma. Leo, viva i problemi in famiglia per noi due oggi. Sì, no, guarda, tremenda situazione di merda. Non senza neanche dirvi null'altro. Certe cose che prima voglio vederle accadere, poi posso raccontarle a posteriore, ma prima che succedano certe cose io me le tengo per me, vedo, perché non voglio allarmare nessuno. Non voglio allarmarvi dicendo: ah no, sta succedendo questo casino in casa. No, no, ci mancherebbe solo che mi metta a lamentarvi di queste cose prima che succedano.
Ma io lo sapevo che stava per succedere. Ah sì, col tuo segno per monitore. No, non dirmi che è successo esattamente quello che è successo, perché è quello che hai sognato, perché mi triggero. Come faccio di continuo? Cioè, fra te e Cities, non so che cazzo farne. Poi che altro cazzo sta succedendo? No, dai, però l'ordine era quello. Va bene. Abbiamo un esp qui in chat. Anniket 43. Infatti ha un botto di anni, ha 70 anni più o meno. No, 80. No, 80, 77. Hai 77 anni, Anna. Minchia. È veggente, cazzo no. Minchia, data fine dei conflitti. Sono immortale. No, 77 ancora. Non credo sia immortale. Un vampiro, vai, le vampire. Il mio fantastico. Aspetta. Il mio fantastico Koichi. È un botto di cose, l'ho basate sui vampiri. Sembra diciannove a 70 anni. Oh no, mi sposerò con 80 anni. Leo, cosa c'è? Ti rosica solo perché è un personaggio così sfaccettato, così pieno di avvenimenti come il mio fantastico Koichi, colui che porta la pace attraverso la distruzione. Cioè, quanto è figo, Leo. Quanto è figo. Innanzitutto dobbiamo anche solo conoscere LOL. Anna, succede a tutti i maschi. Partono con le fantasie. Fallo sognare. Oppure no. Allora, devi decidere così, Anna. O lo fai sognare, oppure gli distruggi tutti i suoi sogni. Però fallo subito. Mi preoccupano le cose che ti passano per la testa, Lea. Se ne passano per la testa. A parte che, piccolo easter egg, il Ponce è l'unico dio in cui credo. Qui davanti. Ok. Questo è Leonardo Conti. È Giacomo Ponce, vabbè, sti cazzi. Lode al Ponce nell'alto di Barberino. Ora sapete chi è il mio dio. Ha scritto lui, non c'entro un cazzo. Distrugge i sogni, scusa Lollo. Ero ironico, lo so. Allora, per farvi capire, questa è la prima versione del mio libro. Capitolo 1: come tutto ebbe inizio. Per dire, il mio nome è Pontile Leonardo, ho 16 anni. Questa è la prima versione. Questa è la prima. E poi c'ho la seconda versione. Tutte stampate, me le portavo a scuola. Come tutto ebbe inizio. E anche questa è una bella batosta di foglie. Non mi ricordo se questo era. Sì, con un sacco di errori grammaticali. Lo fece vedere un prof che mi ha consigliato di visitare l'armeria giapponese del museo Stiberta a Firenze. Che non ci sono mai stato, nonostante questo. Quanti anni avevo? Quanti anni avevo? Il mio nome è Leonardo Conti, ho 16 anni, anche qui ho 16 anni. Aspetta, ma è la stessa versione questa? Sì, è la stessa versione. No, è diversa. No, invece Globo. Ma no, ok, sono versioni diverse. Ti pareva? Che problemi, Leo? Ma visto che problemi. Sì, lo so che ho problemi. Poi. Perché? Le avventure di Koichi nei mondi, capitolo 1. Io? Capitolo 1. Io sono semplicemente un ragazzo molto intelligente. Mio nome è Pontino Leonardo, e come avete sicuramente letto nel titolo, sono semplicemente un ragazzo molto intelligente. Madonna, quanto me la tiravo. Quanti anni avevo quando ho scritto sta merda?
Boh, non lo so. Poi questa, ma davvero ho stampato anche questo affare. L'amate lievitato, bellissimo. L'amate lievitato me lo sono riletto recentemente. A parte qualche accortezza qua e là, ma è bellissimo. Quanti anni c'ho vivo? Fai vedere se riesco a trovare. Perché di solito mi scrivo sempre, ecco. Il mio nome è Leonardo. Ah, non c'ho scritta. Che avevo cambiato un po' come scrivevo cose, quindi. Ho evitato la sega a due mani che mi facevo all'inizio. Poi il mondo dove essere me stesso, che è fantastico. Cioè, proprio. Isekai. Comunque, la tizia con cui mi scrivo oggi, gli scrivo come va e lei mi fa: bene, te? Io gli scrivo bene, poi dopo un po' di ore, lei mi scrive: oggi ho il rientro di matematica. Ah, bene, cazzo. Più o meno mi ha scritto: per me lei è una cosa. Sì, ok. Non ti illudere. Grazie Anna. Fallo sognare, porca puttana. No, allora. Io non ho idea. Però se ti scrive bene te, scrivi: ah sì, sto facendo. Ah, va bene. Scrivi un po' stronzate di quello che stai facendo. E dice: te invece? Non lo so, io faccio così. Poi non so se le illusioni, illusioni. I sogni sono sogni, le illusioni, illusioni. Sì, ok, ma finché non lo manda a fanculo, finché non visualizza e non risponde. Prova a non farlo mai, l'illusione è l'unica luce, già. Una triste realtà. Molto spesso ci tocca illuderci. Ma dove essere me stesso? Quanti anni c'avevo? Tutto cancellato. Quanti avevo? Pa, pa, pa. Tanto una volta provai a leggerla sta affare, però a una certa da 6 persone che erano in live sono finito a leggerla da solo, ma che ci sei rimasse. Rimasse. Neanche Cesare era rimasto. Fallo malissimo, l'unica luce. Smoke. 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 Mi è venuta l'ultima cena, accomodati. Se scrive solo i cazzi suoi, quando gli scrivo mi sembrava che non sia interessata. Rimase. Ok, solo rimase. Ah sì, rimase. Scusate, ve l'ho detto, sono un po' stanco. Grazie. Dovete diventare amici. Vabbè, ci dobbiamo passare tutti. Allora, non è una cattiva. Allora, Rollo, quante amiche hai? Quante amiche femmine hai? Io dovrei studiare. Sì, alle 1 di notte, Anna, per piacere, non studiare. Sì, al massimo dopo cena, alle 9. Cazzo, l'una di notte. Nonostante io vi dica sempre di studiare, cazzate così, però all'una di notte mi sembra un po' esagerato. Anzi, devi essere proprio dividere i momenti del rilassamento e quando no, e quando devi impegnarti. Perché se anche quando ti stai rilassando, pensi a doverti impegnare, non ti rilassi, e devi metterci il triplo del tempo per rilassarti. Cazzo, gli dico domani a prof. Ti hai già studiato? Bene. Se non hai studiato, studia un attimo momenti. Però se ti metti l'ansia anche quando non hai studiato, anche quando ti stai riposando e non saresti in grado di studiare, beh. Gli altri, se studia meglio, sì. Concordo, però infatti io gli ultimi anni me li sono passati studiando solo la sera prima. Mi sono fatti il riassunto. Io odio i riassunti. Quanti anni c'avevo quando ho scritto sta roba? Beh. Torre del Serafino. Ah! Vabbè, comunque, per farvi capire le pippe mentali che mi sono fatto io durante la mia vita. Dici, ah no, adesso sei un cretino, Leo. Beh, parli di Koichi, colui che porta la pace attraverso la distruzione. Ma prima ci credevo. Cioè, era l'illusione che mi portava via dalla depressione giornaliera. Però, giustamente, cazzo.
Sono fatto il riassunto, quindi a grandissime linee lo so. Allora, ma se ci dai una riocchiata prima di addormentarti, poi tutta la notte il tuo cervello pensi a raffermare tutte le cose. Vai tra anni. Allora. Che vuol dire vai tra anni? No, capito, smoke. Piuttosto di metti prima, proprio vai. Giovanni Verga. Bello Giovanni Verga. Bella merda. Mi ricordo che cazzo faceva Giovanni Verga. Mi ricordo. Poi quella che mi ha fatto conoscere sta qua. No, allora mi hai risposto alla mia domanda? Pochi, tipo 3. Scherzo 1. Ah, allora sì. Pigliati come occasione per avere più amiche femmine, per capire un po' il mondo femminile. Per abituarti al contatto e cose così. Poi da quello o nascono nuove cose oppure ti possono dare semplicemente una mano. Cazzo dico che no, la testa ma non per la stanchezza. Perché se ah, già. Vai tranquilla. Era scrittore, sì, ok, grazie al cazzo Giovanni Verga era uno scrittore. Sì, ma come faccio? Hai fallito tutta la vita ai 16 anni? Io alla tua età avevo fallito tutta la vita in modi atroci, dichiarandomi alla stessa ragazza più e più volte, senza semplicemente metabolizzare il fatto che un rifiuto è un rifiuto, ma perché avevo dei seri problemi di comprendonio. No, ma infatti... Molti problemi che io avevo da piccolo. Ora mi rendo conto che probabilmente erano problemi sociali, proprio a rapportarsi con le persone. Non so che le patologie portino a queste cose, ma tutt'oggi io ho problemi a relazionarmi con le persone perché non riesco a capire come le altre persone pensano. Faccio proprio fatica. Altrimenti mi sento vuota. Devi sopportare, resistere, Anna. Estate 2 superiori, seconda superiore mi fidanzo per la prima volta e mi lasciano un mese. Si può provare. Puoi chiamarmi Fire, che se ne esce un porco Dio, buongiorno comunque. Trovo qualche hobby, è facile dirci. Le azioni a questa età sono destinate a finire in breve tempo. Sì, però non è una... Cioè, nì. Cioè, io ho Giulio, il mio grande amico che è fidanzato dalla seconda media fino adesso. Seconda media, cioè avevamo un grande 99 come me. Sì, seconda media, seconda superiore, voglio dire. Seconda superiore, cioè avevamo 15 in prima, 16 in seconda. C'aveva 16-17 anni fino ad adesso che ne ha 21. È ancora fidanzato. Tanto di cappello. Cioè, non generalizziamo. Ogni caso è singolare. E se parliamo in grandi linee, va bene generalizzare. Ma in questi casi in cui si sta parlando di una persona specifica, non generalizziamo. Anni in cui sono stato frangiato male. Che possiamo coltivare papapam. Sta parlando del cazzo. C'è nulla. Sì, con sta pandemia del cazzo non c'è nulla da fare. Ah, sì. Mio amico. Sì, no, la pandemia peggiora un sacco di situazioni, sicuramente. Mio amico, sono amico da prima elementare. Game streaming, editing e altre cose. Sì, ma se non c'è soldi per comprarti un computer, cose, buona fortuna. Ci ho messo il tempo. Un amico, sono amico della prima. Sì, no, l'amicizia e il fidanzamento sono cose diverse. No, allora, vitello. Un po' aggressiva. Un po' di tempo lo troverai. Sì, no, ma allora, Smoke, considera che la sensazione di vuoto e il fare cose non sono direttamente proporzionali. Cioè, molto spesso, anzi, avere molte possibilità, molte scelte, ti
ti rende ancora ti rende impossibile decidere cosa fare, perché la troppa scelta schiaccia gli esseri umani. È difficile scegliere. Quindi sì, ma no. E in più, semplicemente, quando uno si sente annoiato, si sente annoiato. Non ho avuto neanche una relazione, giustamente. Sì, ho capito, posso dire di aver vissuto una pandemia e di non avere avuto una relazione. Ah, ci sono molti sulla tua stessa barca, man. E soprattutto preferivo non averla, piuttosto che farmi uscire dopo un mese perché aveva probabilmente un altro. Però Lollo, te la vedi troppo pessimistica, mente. Pensa a questo punto di vista. Pensa invece come ti saresti sentito se anche lei ti avesse rifiutato, se anche lei non ti avesse neanche dato una possibilità. Invece no, invece una possibilità te l'ha data, un mesetto insieme siete stati. E quel mese è stato vero, cioè anche un giorno, anche se un giorno ha pensato, ma non fa schifo. Sicuramente è molto meglio. Vuoi fare confessione? Cioè, praticamente in confessione funziona che vi prendo uno di voi dalla chat, lo porto su Discord e gli faccio varie domande, dalla più stronza, tipo qual è il suo segno zodiacale, alle cose più generiche, a cose più profonde, tipo obiettivi per il futuro, a cose più divertenti, tipo la più grande figura di merda. E se sei interessato, Smoke, puoi venire. Perché mi sento vuota? Perché sta andando troppo bene fuori da casa e non capisco se posso sentirmi felice. Che senso fuori da casa sta andando? Ah, ok, non sai se sentirti felice. Non pensarci troppo, una risposta del cazzo. Ha fatto tutto, non capisco se posso abbassare leggermente la guardia, ma non mi fido per nulla di farlo. Allora, dipende, cioè, non c'è bisogno che tu abbassi la guardia del tutto, devi sentirti pronta. Un po' di imbarazzo all'inizio c'è, ma devi pensare che è una cosa normale all'inizio. Anche con i miei amici di Firenze, io inizialmente non ero come sono adesso, adesso sono a bestia insieme a loro. Tipo, quando siamo andati al mare insieme, mi sono portato il voile. E giustamente, per farglielo provare, perché è una cosa fighissima, il voile, quindi. Volume alto. Quindi ogni volta ho la possibilità di farlo provare a qualcuno che conosco, glielo faccio provare. E giustamente, cosa gli consiglio? Volete vedere un video per adulti in voile? No, non ci sono riuscito, perché non c'era segnale. Buongiorno Dex. Però ora sono arrivato a quel punto. Prima neanche me lo sarei sognato di dire una cosa del genere. Ma c'è stato un gran lavoro, c'è stato del tempo, ci sono stati dei mesi che abbiamo passato insieme. Dopo che ho tentato molte cose, tipo per capire se tipo. Io seguo Breaking Italy. E tipo a una certa ho fatto una battuta tipo ah sì, perché questo mi perché Ivan è sardo, faccio egliastordo.com.it e fa Breaking Italy e faccio ah ok, lo segui anche tu, ok, bla bla bla, per capire un attimo che mentalità c'aveva, se destra o sinistra più o meno, per intenderci. Però è stato un amo che ho buttato lì. Adesso sono andato a dormire alle 20 e mi sono svegliato alle 20. 20 minuti fa. Buongiorno, Alessa. Minchia. E ti entri in questa live, complimenti. Tanto di cappello. Però appunto è stato un tastare il pavimento. Primo appuntamento mi fa vuoi essere più di soli amici. Ok, non ho fatto nulla neanche me lo immaginavo. Comunque online trovi un botto di gente con cui giocare. C'è video che. Boh, sì, tipo, quello è un consiglio che a me non piacerebbe. Cioè, io poche volte l'ho fatto e puntualmente li ho persi tutti gli amici online.
Posso vedere toccare Hollow, non mi piace l'amicizia online. Ma c'è una pandemia globale, infatti ci siamo noi. Infatti ci siamo noi, Hollow. Però alla fine della pandemia non riesco a fare amicizia online, né che non voglio. In realtà sei messa molto meglio rispetto a tipo me, che io tipo scrivere in chat su Twitch non ci avrei mai. Però in Cina hanno già il vaccino, lascia stare. No. Se no, trovano da altre parti lo compreranno da lì. N è più complicato, mannaggia il cazzo. Cioè, dittatori si dicono che non hanno casi, non hanno casi. Sì, a parte quello, anche il fatto del. Ah, sì, ok, non è sicuro al 100%. Vabbè, sti cazzi. È la mentalità cinese. La mentalità un po' europea, un po' anche americana, è tipo, se muore della gente per colpa del vaccino, ci coprono di merda. Quindi cerchiamo di farlo più sicuro possibile. Quindi, capisci, Anna, ci sono un po' metodologie diverse. Entrare in negozio devi avere un'app che segna che non sei positivo. Ci serve un'app per igiene più complicata, cioè molto diverso, immune. Una cosa che ti segnala, tra l'altro fatta malissimo. Un'app che ti segnala se sei stato a contatto per tot tempo con una persona nelle vicinanze di una persona positiva che poi deve essere che deve segnalarsi su quell'app, eccetera, eccetera, eccetera. E non è invasiva, non sei obbligato dalla legge. Invece in Cina no, in Cina è una dittatura, buona fortuna a rifiutarti. Cioè, basta vedere le rivolte a Hong Kong. Non gliene frega un cazzo al governo cinese. Infatti, recentemente hanno arrestato sei politici di Hong Kong. Anti-cose. Non mi ricordo che cazzo era. Comunque, anti-dittatura in pratica. Perché sono una dittatura. Non funziona un cazzo e non è necessario, non è vero, è necessaria, però obbligatoria volente, non è obbligatoria, però sì, no, idealmente funziona e anzi può funzionare, però io non uscendo di casa che cazzo me la scarico? Se avessi col cervello funzionerebbe, no, se fosse obbligato, così come quando eravamo obbligati a stare in quarantena tutti in casa, ha funzionato la quarantena, non è che gli italiani erano bravi, stavano in casa, no, erano obbligati. Quando sei obbligato, tutto funziona bene. Il Flejas. Ciao, cavolo, seguo sempre le tue nuove uscite. Le canzoni sono una bomba. Così. Continua così, Rosa Chemical. Oh, no, cazzo. Spero che almeno il fatto di ascoltare tutte le nuove uscite di Rosa Chemical sia una battuta. Davvero assomiglio a Zitat? Sì, assomiglio abbastanza a sto tizio. Perché io tutte le cazzo di persone devo proprio somigliare a Rosa? Perché. Almeno non sono biondo. E se è una monarchia, sì. Che si può. No. Stato potrebbe tranquillamente controllare il telefono di chiunque con la. No, cioè, l'hackeraggio, secondo te ne è capace? Secondo te non se ne accorge la gente? Secondo te non. Già per sta cazzo di quarantena che non ha una quarantena, che sarebbe, ci sarebbe bisogno di una quarantena seria? Dicono dittatura sanitaria. Pensa se davvero il governo si mettesse a entrare nei telefoni. Cioè, che cazzo gli fanno? Fanno la rivolta davvero? Siamo comunque una repubblica. Dittatoriale. Siamo la Repubblica. Che cazzo siamo? Siamo la Repubblica. Dai, dai. Siamo la Repubblica. Perché c'è qualcosa che non mi ricorda? Che cazzo siamo? Comunque. Siamo una repubblica e quindi il potere al popolo. Non è chi ci comanda.
Si chiama Repubblica, non lo so, cioè oggi sono... Ve l'ho detto, raga. Ma sì che se ne accorgono, che non se ne accorgono... Ma sì che non se ne accorgono, se accorgono è anti-incostituzionale, è incostituzionale, sì, e poi dovrebbe comunque fare delle riunioni, voci ne uscirebbero, buone, cioè il nuovo DPCM. Cioè, è uscito prima sui cazzo di giornali in generale invece che sulla Gazzetta. Quindi è tipo... I giornali pubblici, privati, quelli che cazzo siano. Non so se i giornali cosa siano. Comunque, i giornali hanno fatto uscire l'informazione del decreto prima del giornale ufficiale della nazione. Quindi, capisci? Leo, siamo alla Repubblica. C'è qualcosa. Cioè, siamo una repubblica, aspetta, forse siamo davvero una dittatura e ci controllano il cervello attraverso il 5G per farci credere che siamo una repubblica. Oh no. No, lo devo dire a chiunque su Facebook con i post. Ma quanto cazzo mi sono triggerato sul video di Barba Scura. Madonna. Per piacere chi non l'ha ancora visto, guardatevelo. Allora, io cringio con quei video. Io quando sento quella gente, cringio. Proprio. Mi viene il male. Però guardatevelo. Anche perché lui è fantastico, appunto. Come se ne fossero capaci. Facevo vedere il live. No, dura 40 minuti. Quindi no. Però... Davvero, Barba Scura è uno di quei canali a cui devi essere iscritto. Proprio, se vuoi che io ti reputi una persona decente, proprio come essere umano, devi esserci iscritto. Perché a me fa ridere il terapeutista che dimostra che la Terra è rotonda. Sì, io non ci rido, cioè nel senso. YouTube. Barba Scura Hex? Ecco. Cioè io cringio. Cioè io cringio quando vedo sta roba. Complotto criminale dall'ordine mondiale. Noi siamo contrari al 5G. Va assolutamente fermato, 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 fermato. Ciao, sono Mario Lone Bubarello, giornalista scientifico scettico. Benvenuti alla... Gianni ho lezione Barba Scura top anche. Ma fortuna riga. Piazza dei negazionisti. In dad? Ah, in didattica a distanza. Del Covid. Anche perché ora è nel decreto. Cioè, oramai siete obbligati. Superiori di didattica a distanza, appunto. Ma fatemi dire una cosa. La manifestazione a cui mi trovavo era la marcia della liberazione. Liberazione? Liberazione da che? Ma dalla dittatura sanitaria, ovvio. Cosa dittatura sanitaria? Un evento avvenuto proprio durante il periodo di innalzamento di casi di Covid in tutto il mondo. Perché d'altro canto, Che qual è il fastidio. miglior periodo per incontrarsi tutti quanti in piazza? Abbracciarci. Secondo me stiamo meglio se stiamo vicini uno all'altro piuttosto che lontani. Stare lontani uno all'altro non fa bene. State appiccicati fra di voi, schifosi. Che cazzo? Non lo devi sbandierare. D'altronde sono stato troppo tardi per vedermi un concerto dal vivo di Nirvana e troppo presto per trasferirmi su Marte. Però in compenso sono nato nel periodo giusto per partecipare alla lotta contro la dittatura sanitaria. Perché? Chi l'avesse 2020 scritta da Stephen King è tipo una delle magliette più belle che abbiamo mai visto. sottolinearlo, e dal palco hanno detto diverse volte che loro non erano negazionisti. Il discorso negazionista è anche abbastanza offensivo. Chiamali come ti pare, ma negazionisti proprio no, no. Non muore nessuno di questa malattia perché è una cazzo di influenza. Un fantavirus. Non c'è. Assolutamente. Io ogni volta che sento queste frasi mi triggero. Nessun Non ce la negazionista. Non faccio. credo ai decessi, non credo praticamente a un sacco di cose. Perché loro non negavano mica l'esistenza del virus, scusa. Non c'è niente nessuno, è tutta una barzelletta, sta strozzata. Dittatura perché il Covid non esiste. Ok, qualcuno lo negava, però non tutti, non tutti. Molti negavano soltanto l'esistenza delle vittime del virus. Oppure l'inutilità delle misure di sicurezza, l'inutilità delle mascherine. È diverso. Certo, tutto si può dire, tranne che gli manchi la coerenza.
Io non ho visto morire un cane, un gatto. Io ho due gatti a casa. Stanno benissimo. In che senso? Quanto mi trigger. Queste persone sono sempre più incazzate. Ho deciso di unirmi a loro, di esplorare il loro mondo, di espandere i miei orizzonti. Con la mia ignoranza, mi sono messo alla ricerca di un maestro che avrebbe curato il mio scetticismo. E subito la mia attenzione è stata attratta da un uomo molto, molto appariscente. Basta, fermo già qui perché tipo non voglio mettermi a fare reaction lunghissime di Barba Scura. Perché sono a 2 minuti e già mi stavo triggerando come una bestia. Ai 30 vado. Madonna, però no, è da vedere. Cioè, Anna, iscriviti subito. Vai, vai. Non mi interessa. Barba Scura. E non riuscirò a dormire con quello che succede. Ma ancora sta succedendo qualcosa? Cioè, nel senso, c'è bordello in casa tua ancora? Ah, minchia. No, dice almeno dormire, vacci. No, deve cagare. C'è ancora bordello, ma non è palle. Allora nulla, ti faccio compagnia io e Anna. Ma io me ne foto. Eh sì, devi fare solo quello. Devi devi riuscire a dissociarti dalle urla, dal casino, dai discorsi stupidi che fanno. Dissociarsi, vocabolario, perché ormai è associato a Twitch. Separare, scompagnare idee, cose o anche persone che stanno o si pensano comunque insieme. Devi dissociarti da questa situazione. Quindi sì, capito a tutti di essere in stessa situazione, però appunto le cose ci fanno più male, sono quelle che ci danno più forza, quindi ne uscirei sicuramente ne uscirei sicuramente più forte. Comunque io posso dire che ho una paura gigantesca che Trump vinca. Posso avere paura. Cioè, che cazzo. Sono qui per dire che abbiamo vinto, ma sono qui per dire che quando il conteggio sarà finito, noi saremo i vincitori, dice Biden. Ok. Boh, mi aspetto i riassunti di Shai. Di devastare la voce. Yeah, it's big brain time. Sì, abbi paura perché ce l'ho anch'io. Sì, no, guardate. Sì, no, non so che cazzo potrebbero fare un'altra... altri 4-5 anni di Trump. Sì, così mettono in mezzo pure me. Così è sicuro che non dormo. No. Era una battuta, tranquilla. Yeah, it's big brain time. Non so neanche tranquilla. Tappi per le orecchie, tranquillo. Sopra un certo volume o ti metti le cose tipo queste, che appunto entrano dentro, oppure è con la musica, oppure i tappi per le orecchie bastano. E io arrivo in profondità a questi tappi, cioè sono grossi così. E arrivo in fondo. I modi d'avie. Che cazzo è? No, ho capito la città. Vabbè. Lo conosce, ma è quello... No, l'ho visto su...
Ho cercato l'immagine, è qui il bassista, quello italiano che parla inglese. Slap Alike, però non lo seguo, quindi. Mani sulle orecchie. E non lo seguo, quindi non capisco i suoi meme. Scusate. Messaggio che giustamente è arrivato in ritardo. Vabbè, anzi, Leo me l'ha fatto conoscere, mio amico, quando aveva sui 100.000 iscritti. Ah, ho scoperto sto nuovo YouTube, o 40.000, non mi ricordo, sinceramente non avendolo scoperto io non mi è interessato più di molto. No, conosco un botto, però non mi interessa. Ci sono abitato in una situazione insolita. Vede che succede in tutte le famiglie in realtà. Il problema è che non è giusto. E il problema è che anche, ah sì, ci sono abituato, non è vero, non ti ci abitui mai, ma è di quelle cose che non va accettato, non dico non va accettato, non va accettato che succeda, quindi appunto uno appunto ne diventa più forte, però non è giusto, cioè io l'ho detto, io sono maturato un sacco grazie a tutti i traumi che ho passato, però non avrei voluto. È meglio vivere una vita felice nell'ignoranza piuttosto che dover vedere la realtà del mondo, dover aprire gli occhi e dover dire ah no, ok, devo comportarmi così perché queste persone potrebbero pensare in questo modo, perché così bla bla bla, e iniziare a farsi segni mentali. No, accetto, ci convivo. Sì, no, ma anche l'abituarsi. È una di quelle cose che non ti ci puoi abituare mai. Tipo la gente fa, non mi ricordo, avrò visto in qualche serie televisiva sicuramente, tipo NCIS, cazzata così. Come fai a abituarti a tutti i morti che vedi? E non ti ci abitui. Tipo, sto per fare un esempio schifoso, quindi preparatevi. La vostra merda. Quante volte l'avrete vista? Un botto di volte. Non è che vi ci abituate e dite, ma magari è buona, ci sono certi animali che la mangiano. No, è sempre merda, comunque fa schifo. Non ti ci abitui mai. Comunque sì, riesci comunque a non prenderti paura e a non scappare. dopo aver cagato. Però non è una cosa che ti fa piacere. Ah sì, sono così felice. Di mia madre quando ero piccolo ti ha spesso mio padre ed ero terrorizzato dalla possibilità che si separassero. Certo ho detto, ok, se succede succede, non mi devo preoccupare. Minchia, complimenti. Cioè, magari la tua famiglia ti ha giorno dopo dici di essere in malumore perché mia figlia dice ed io dico di stare bene lo stesso. Perché dopo un po' te ne fotti, decidi di essere felice di scapito degli altri. Sì, no, è uno di quei problemi che il problema, qual è il problema qui? Il problema sono le relazioni forzate. Te, così come a scuola, così come al lavoro, ti trovi in queste situazioni in cui sei obbligato a stare con delle persone che non è scelta, a differenza degli amici di un ragazzo o ragazza che puoi decidere, puoi selezionare. Una cosa che mi ha sempre rifacciato mia madre, ma quando ritroverò una ragazza con questo comportamento bla bla bla, quando puntualmente lei ne è tolto, però vabbè, questi sono altri discorsi. Io ho sempre fatto sì, ok, ma me la scelgo io, cioè non è che mi capita così e poi ci devo convivere a forza, no, ma scelgo io comunque che non sia una testa di cazzo. E nelle relazioni di forza, come è la famiglia, sei obbligato a stare con delle persone che non hai scelto e sei obbligato a vedere dei lati negativi che o accetti e superi ed impari a stare avanti, oppure cerchi di scappatoie, c'è chi fuma, c'è chi si alcolizza, c'è chi fuma altre cose,
c'è chi fa altre cose molto più brutte, molto peggiori. C'è chi commette delle cose tremende perché in famiglia non si trova bene. Quindi è una situazione terribile e nessuno insegna ai genitori a comportarsi da genitori. E giustamente, essendo adulti, hanno appunto in mente l'arroganza dell'adulto che impedisce di accettare le critiche altrui. Per anni mia madre infatti ha sempre denigrato le mie idee, tutto quello che dicevo riguardo a come trattare Sara, come comportarsi, non mi ha mai ascoltato. Io ho sempre detto attenta, che poi diventa impossibile gestirla. Anni dopo, cioè recentemente, mi ha detto avevi ragione. E comunque ogni tanto lo nega. Io devo andare a dormire, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Lollo. Quindi... sì, gli adulti... il fatto che gli adulti sono esseri umani. Sono esseri umani nel potenziale, ma sono delle bestie nel cuore. Chiamami Lollo, non lo. Grazie, ma non è della fortuna di cui ho bisogno, ma del buon senso. Neanche, hai bisogno della perseveranza. Sono rimasto, non ho fatto. Infatti mi sono triggerato anch'io, ho detto guardate Lore. Lo so che non lo potevi sapere. Ne ho bisogno di buon senso ma degli altri. E devi trovare il tuo angolo di felicità. La mia famiglia. Una cosa che mi viene rinfacciata di continuo anche le cuffie. Che tengo continuamente gli orecchi oppure il fatto che mi chiudo in camera. Queste cose sono tutte cose che mi sto sfogando adesso giusto perché... per dare un'idea anche ad Anna, soprattutto ad Anna, perché è lei che sta chiedendo aiuto. Come gli altri affrontano le situazioni, che non è l'unica che si trova in queste situazioni del cazzo, quindi non per fare il vittimismo, no, mia madre è sempre stronza con me, mi dice sempre cose brutte, no. Nella vita privata non sono sempre a lamentarmi, anzi evito sempre di parlare di cazzi mia. Però giustamente la difficoltà chissà se esiste, va creato bilanciando le cose positive e quelle negative, perché ogni cosa positiva verrà con di 10 punti di felicità vengono sempre con tot punti di negatività, e lì va un attimo a tua discrezione a decidere quanto sono disposta a sacrificarmi per questa cosa. Consiglio, se ti dà 10 punti di felicità, non scegliere qualcosa che ti dà più di 10 punti di negatività, ma neanche 10, 9, 8, perché sempre sia un buon rapporto. Non sarà sempre possibile, però tosto evita. Buonanotte. Cazzo, che cosa complicata che hai detto. L'ufficiale che sa che esiste, no, ma io sono sicuro di non essere l'unica in sta situazione. Cioè, probabilmente sono fortunato perché poteva andarmi peggio. Sì, ok, ma una stronzata, poteva andarmi peggio. Perché con il poteva andarmi peggio iniziamo a accettare le cose sbagliate che ci vengono proposte. Iniziamo a accettare che gente muoia di fame, accettiamo che ci sono dittature al mondo. Mai accettare. Ma è accettare la propria situazione e cercare sempre di migliorarla. So che è una stronzata. No, io dico la mia idea, Anna. Te non la prendere come se negassi la tua idea, come se dicessi che è una stronzata. Ti sto dicendo la mia. Te senti un po' la mia idea e muta la tua in modo nel tuo modo.
è quello che ho fatto io tutta la vita. Tutta la vita ho sentito youtuber, cose, principalmente youtuber, parlare di cazzate. Di volte c'era un discorso serio, li ascoltavo, anche i professori. Ecco chi cazzo mi stava ascoltando, il giocatore, eccetera. Li ho sempre ascoltato attentamente, ho sempre cercato di metabolizzare, cercare di capire che cazzo volevano dirmi e cercare di vedere se la loro idea potesse essere coerente con la mia, per poi crearmi la mia, tutte le mie idee. Solo che l'unica cosa a cui riesco ad aggrapparmi alle volte, non ho, anch'io sono di questa idea. Lo so, potrebbe andarmi peggio. Ultimamente mi aggrappo all'idea che un giorno morirò, un giorno tutto il mondo finirà, tutto l'universo morirà, non rimarrà più nessuna traccia. È atroce come idea, è atroce, perché l'unica salvezza è la morte. Però da più pace d'animo, perché con la certezza della morte puoi essere più tranquillo nella tua vita. Sei più, riesci a accettare un po' le cose di merda che ti succedono e riesci a pensare più al prossimo, soprattutto perché non diventi più tu il centro del mondo, ma diventano gli altri. È difficilissimo da fare, ovviamente, però è un po' quello che mi permette di essere un po' poi ovvio non ci riesco sempre, non sono sempre questo mindset. Quando mi gira il cazzo a me, per i miei cazzi, mi gira il cazzo, punto. Però un momento di schiarimento. Io sono anche dell'idea che i miei problemi sono i miei, quelli degli altri sono gli altri e non devono paragonarsi a me. Sì, perché comunque per una persona che non che è sempre vissuta in un mondo civilizzato come il nostro, la paura è la stessa di uno che è nato e vissuto nelle favelas. È la stessa sensazione, né più né meno. Quindi è ingiusto dire che uno soffre meno degli altri. Anzi, proprio perché siamo adagiati, proprio perché siamo in delle situazioni in cui non abbiamo bisogno di procacciarci cibo, da bere, cazzate varie, bestiare, posti sicuri. Proprio perché siamo in questa situazione, i problemi mentali, i problemi di relazionarsi col prossimo sono molto ben accettuati, perché nella tua mente non c'è più il sopravvivere carnalmente, proprio il non far morire il tuo corpo, ma diventa non morire mentalmente, diventa vivere, perché non è più sopravvivere ma diventa vivere la vita. Però è difficile. È più difficile perché il corpo mangi e bevi e va avanti. Il cervello, buona fortuna, a capire che cazzo vuole. Tanto io domani devo svegliarmi per poi andare a San Paolo, ma non l'ho chiamato. La tizia era scazzata perché tipo mi ha chiamato altre 3 volte, mi ha lasciato messaggi segreti telefoniche. Ma a me non posso ascoltare i messaggi segreti della telefonica perché mannaggia il cazzo, devo avere credito. Che giorno è domani? Giovedì? Ha detto di venire mattina. Lunedì e venerdì, così siamo in orari dalle 14 alle 15:30. Sperando che mi faccino in tarico. So che cazzo scrivere. Il fatto è che ironicamente sto sorridendo ora, come se tutto andesse bene. Ma è quello. Alla fine tutto quello intorno a te non ha un significato intrinseco. Nulla ha veramente importanza.
Questo è il mio telefono. Intrinsecamente non ha nessun, non ha nessuna importanza. Ha un po' di plastica intorno. È fatto di alcuni materiali. C'ha dei dati dentro, ma intrinsecamente non, questo telefono non vale nulla. Sono io che gli do importanza, perché è il mio telefono. Per un'altra persona questo stesso telefono non vale più di quanto un telefono usato. Per me vale molto di più. Quindi la felicità del che puoi trarre da uno stronzo che ti dà dei consigli di vita non vale meno di di un momento di felicità, di un momento di realizzazione, un momento di illuminazione, un momento di riuscita, di un obiettivo che ti sei posto da tempo. Perché appunto in questo momento dai più importanza ad altro. Non hai rincoglionimento che c'ho davvero. Questo sono io quando ho sonno. Cado in discorsi esistenzialisti, super pesanti, cose. Tra l'altro, dato che segna solo due persone, lo chiedo: chi c'è in live che sta ancora ascoltando, oltre ad Anna? Perché Ellie aveva detto, ah sì, avevo idea di metterlo in sottofondo, però io non so se sta ancora ascoltando, quindi grigire un po'. Come siamo solo io e te che dici chiudere alle 2? Anna, se ti vuoi chiudere alle 2 fallo. In realtà sono il mercoledì è un po' un giorno del cazzo, infatti inizialmente non avrei voluto fare una live oggi. Però per fortuna almeno c'è stato un po' di chiacchiere, cose. È passata anche Ellie, tra l'altro me l'aspettavo, tanto hai sonno. No, sì, no, io tanto prima delle 4 non mi addormenterò, 100%. 4, 5. No, prima delle 4 sicuramente non mi addormento, forse mi addormenterò verso le 5, ma ne sono sicuro, ma anche se stacco alle 2. Comunque ho qualche cosa da fare per il sito, devo pubblicare il coso. Per fortuna l'ho già caricato, già editato, già renderizzato, voglio dire. Scusa, più lunghi l'ho fatto, però... Tranquilla, non ti preoccupare per me. Non ho un cazzo da fare. La cosa più importante che ho da fare è andare in banca, prendere un assegno di 11 euro di merda e firmarlo. Che teoricamente dalle 2 alle 3 e mezzo potrei andarci. Sì, ma se io me ne vado alle 2 perché mi devo svegliare alle 8:30. Tu che fai qui da solo? Vedo se arriva qualcun altro. Mi metto a pubblicare il video sul mio sito. Mentre aspetta che c'è qualcuno. Ogni tanto qualcuno arriva. E anzi, dato che c'è poca gente in live, faccio pena a quelli un po' più grandi e fanno i raid, cose così. Di tranquilla, mi metto a fare cose mie. La cosa che mi trigger questa applicazione è che ogni della musica è che ogni canzone c'ha un po' più alto il volume, un po' più basso, ma è proprio equalizzato di merda proprio. Che in realtà non credo si dica equalizzato, perché giustamente sono stronzo, però non questo, attività di steroidi, contenuti di conferenze. Allora, fammi vedere un attimo, bro. L'epilogo stringa. Inizialmente Twitch mi mandava ogni fine live l'email di come era andata. 15 novembre. Che mi assegna come... è quella in corso, sì. Boh, la prof d'inglese ha messo i voti. Alle 2. GG per lei. Ma mica ho capito dove io. Che senso?
Però adesso non me ne segna più i follow. Le cose di. Non mi manda più le mail di cosa è successo. Spettatori medi, specializzazione live. Cioè, che cazzo? Giupiti. Questa non vede. Minchia. Sì, no, il mercoledì è tremendo comunque come giorno. Giovedì, no, infatti. Giovedì è un giorno del cazzo. Fammi chiudere alle due, va. Tanto non c'è neanche Eli, quindi. Cioè, io inizialmente mi stavo guardando. Mi ero messo a scegliere i vari. Cioè, chiudendo, sì, verso ora le due chiudo anch'io. Dato il mercoledì è una merda di giorno, quindi evito. Mi stavo mettendo a scaricare varie hentai cose, come fa, perché sono collezionista di merda e quindi devo averli tutti. E poi se è uscita lei, madonna, mi è preso un attacco di cuore. Mi sto scrivendo una sega ultimamente, perché non so che cazzo dirle. Quindi sono molto. Cioè io tra l'altro, cioè tutto sto casino in casa. Mentre ho problemi di cuore, nel senso, problemi di cuore, wow. Sì, infatti, visto che io ho sempre ragione, in che senso? Che chiudo la live alle 2? Minchia, vabbè, io ho il ritardo delle live, che carina. Sì, no, che cazzo stavo dicendo? Quindi mi ritrovo con in famiglia che tutti cagano il cazzo semplicemente. E poi io sono lì, dico, ma io vorrei tipo poter vivere tranquillamente, cioè, e questa è la stessa cosa tua, vorresti desiderio di poter essere in pena d'amore, poter essere in una casa in cui la gente non ti tratta di merda solo perché sa di merda. O che non pretende da te l'impossibile. Sì, nessuno ti permetterà mai di vivere tranquillamente. Sì. E il problema è che per quello bisogna scegliere bene, per quello bisogna non sposarsi dopo il secondo cazzo di appuntamento come fanno molte mamme pancine. Si sposano e fanno figli a giovanissima età e poi restano sposati allo stesso stizio e non scopano neanche mai all'anno, mai, nelle belle relazioni. Perché appunto quello deve essere il tuo angolo di felicità, nonostante con appunto delle felicità di brutto, ma ci deve essere. E infatti mi sta soffocando questa cosa. Questa è una normalissima ragazza di 14 anni che dite è troppo trucco e non perché loro non capiscono perché che abbia chiesto aiuto. Quindi fanculo. Sì, no, è più complicato. Perché il problema è che allora, io sto per fare un discorso del cazzo, uno di quelli che è fatto perché io ho solo un punto di vista e ho affrontato solo la vita, ho affrontato solo la mia vita. Però fra tutte le vite che paragonando anche la mia e quella di Sara, secondo me è molto meglio una vita passata in un'infanzia più che un'infanzia però passata nerdando, chiudendosi nel proprio mondo, nei videogiochi, piuttosto che una, come dici te, con sì, litigo con i genitori perché voglio uscire, cose così, per il troppo trucco, cazzate così.
Però sì, no, in realtà ho capito quello che intendi. Vorresti poter litigare per cose triviali invece che cose che non stanno né in terra né in cielo. Siete spettatori medi, buongiorno. Stiamo parlando della vita, di come affrontare le situazioni di merda. Quindi, se volete accomodarvi, prendo una tazza di tè e darci le vostre esperienze di vita? Non lo so, io dico sempre le mie. Me ne sono uscito con certe perle oggi, cioè, regà, voglio una cazzo di statua. Ma un sabato, cioè. Ho un dato nazionale. Scusate, ho sonno. Alle 2 probabilmente oggi chiuderà, quindi. Vita è difficile e l'ho capito. Sì, ok. Il fatto è che poi uno si mette a riflettere e dice sì, ok, ma neanche chi ha un botto di soldi ha una vita fa facile. Quindi uno dice che cazzo devo fare per avere una bella vita, una vita facile? Nulla. E avere molta fortuna. Avere molta fortuna e poter avere le scelte giuste. Riuscire a trovare il proprio angolo di felicità. Beh, divento brava in scultura e faccio giù. Vita facile, secondo me. Che poi, tanto se è facile la tua vita, comunque i tuoi lati negativi saranno meno pesanti di quelli di altre persone. Ma saranno comunque lati negativi. Quindi l'unica cosa che ci rimane è riuscire a diventare più forti. Trovarci degli amici, trovarsi dei compagni di vita. Per poter quantomeno riderci su, sulle cose affrontate. Per poterci scambiare idee, scambiarci consigli. Per avere una spalla su cui piangere. Ovviamente tempo al tempo. Tanto la musica di sottofondo mi ha pompato un sacco. Se proprio avevo intenzione di fare un discorso super lungo, super. Poi nulla, avevo finito di sentire, quindi mi sono stoppato. Ci saranno sempre problemi che ti faranno stare tanto male. Per tanto peggio, infatti, la capacità più grande da imparare è la capacità di rialzarsi. Che fra tutte le cose è la cosa di cui mi vanto. Io non sono resistente, io mi abbatto facilmente. Io per qualsiasi stronzata, per qualsiasi offesa, per qualsiasi. No, le offese non mi toccano. Però per qualsiasi cosa detta, per qualsiasi cosa io fraintenda. Perché io mi faccio le pippe mentali puntualmente fraintendo le cose. Io mi butto giù. Muoio. Sto malissimo. Tre persone, vabbè. Però. Dai, me lo posso chiudere dei due tranquillamente. Però mi riesco a rialzare. È l'unica capacità che ho. Sembrava la scena di un film, sta musica, eh? Non è tanto risalto quanto riuscire a riprendere a camminare. Sì, rialzarsi. Sì, il concetto di rialzarsi, poter camminare. Cazzo, non devi mai fermarti, neanche quando cadi a terra. Anche se strisci, continui ad andare avanti. Poi devi rialzarti. Di essere dignitoso nella tua camminata. Però per me è quella la parte più difficile. Sì, no, il concetto è quello comunque. Rialzarsi, il continuare a camminare, il guardare al domani e vivere il presente senza arrendersi. Angolo tenerezza? Se ci fosse stata Ellie adesso, tipo quanto si sarebbe bagnata in tutti questi discorsi, ma no, giustamente Twitch deve crashare di continuo e deve farla andare via. Madonna, no. Palle. Adesso facilmente, ma però il fatto che sia entrata in live almeno vuol dire che comunque. Vabbè, comunque. Perché mi rialzo facilmente, ma riuscire ad andare avanti senza guardare indietro mi è difficile. Se dici Leo. Sì, no. Cioè, che cazzo. Perché mi rialzo facilmente, riuscire ad andare avanti senza guardare indietro mi è difficile. Non è che non devi guardare indietro. Anzi, devi ripensare indietro. Però. L'importante è che non ti metti a riguardare indietro mentre stai cercando di addormentarti.
Smettigliato. Mentre cerchi di addormentarti o cose, perché sennò non dormi, come faccio io. Perdo l'insonnia e non riesco più ad addormentarmi. Cosa che faccio sempre? Melatonina. No, melatonina. Cioè, riesci a dormire, aiutati a farti dormire. Ecco perché non dormo. E io la prendo da quando vado alle medie, forse, non mi ricordo da quanti anni la prendo a melatonina, ma da un sacco. E quando poi mi prendono le fisse mentali, sei tranquilla, che non dormo. Infatti io ora sto andando sempre a dormire alle 5, perché una notte mi è presa l'insonnia fino alle 5 col cazzo mi sono addormentato. Ogni volta che provavo ad addormentarmi, mi ripartivano seghe mentali in testa e non riuscivo ad addormentarmi. Questo cazzo di comando nel faccine please. No, non sono io che lo metto. Funziona così, è automatico. È terribile, lo so, però. Mi sei in quest'ultimo periodo perché mi stavo addormentando. Non smettere mai, non smettere. La melatonina è sempre comoda. Una di quelle cose che io l'unica volta in cui non l'ho presa è perché non mi ricordavo di portarla in giro. Tipo quando una volta sono andato a giocare il ruolo dal vivo, mi ero dimenticato del cazzo di gocce di melatonina. Per fortuna, quando vai a giocare il ruolo dal vivo, corri un botto, vai in giro, fai un sacco di cose, quindi arrivavo a sera ed ero morto. Però no, prendere sempre. È un consiglio che se no poi ti ritrovi quando ne hai bisogno e non te ne rendi conto. Quindi prendilo come abitudine. Permetti, ho stress della scuola, il brutto presentimento. Continuo ora di nuovo, i problemi in famiglia. Ci devi pensare ai brutti presentimenti. Quella è la cosa che devi cercare di staccarti. Anche la tua convinzione di essere veggente. Smetti di crederci, anche se fosse vero. Smetti di crederci. E inizia a convincere te stessa che invece di essere veggente tu sia solo stressata. Perché se pensi che i tuoi presentimenti siano sempre giusti, si avvereranno, poi vivi nella certezza che ci sarà sempre un momento brutto. Io non penso ai brutti sentimenti, li sento e basta, ok. Però il sentire fa parte del tuo cervello. Ricorda che il sentire, tutte le cose che provi, sono sempre il tuo cervello. Quindi cerca di capire da quale parte del tuo cervello vengono e analizzale. Vuoi se fossi uno scienziato che analizza un animaletto in gabbia. Voglio smettere di crederci, ora non ci stavo pensando. So che mi sentivo inquietato. Boh, non saprei, non lo so. La cosa più forte che abbiamo è l'autoconvinzione, l'autoconvincerci che tutto vada bene, eccetera. Infatti vedi che è successo. Io questi giorni non stavo pensando che in casa mia sarebbe successo il bordello un'altra volta, eppure è successo. E se ci avessi pensato ci sarei rimasto male, perché oh no, sicuramente sta per accadere a giorni e ci sei rimasto male, semplicemente nei giorni in cui tranquillità. Inquieta o non inquietata è diverso. Guarda, non credo che inquieta e inquietata siano parole diverse, però fa vedere. Turbato da insistente agitazione, insoddisfazione o in sofferenza, inquieto. Inquietare, indurre uno stato di ansia, preoccupazione o turbamento, angosciare, turbare. Agitazione, insoddisfazione, preoccupazione e turbamento. Ma credo siamo uguali, più o meno il concetto. Tu non lo senti, io sì. Sì, no, stamattina lo sentivo, a voglia lo sentivo. Tanto la merda capiterà entrambi.
Tanto la merda capirò entrambi. Boh, non riesco a capire la grande differenza. Sai che ci sono molte più parole che descrivono sentimenti negativi piuttosto che sentimenti che descrivono il cose buone? Capiterà. Perché noi esseri umani appunto ci basiamo, guardiamo sempre i lati negativi, sempre e comunque. Quindi cerca di trascindere questa cosa da te stessa e inizia a diventare meglio di un essere umano. Questo è il consiglio più grande che ti posso dare. Poi io forse per questa cosa sono passato attraverso al mio periodo di complesso di Dio. Però nel senso è stato un passaggio. Che l'uomo non vuole descrivere la felicità, la vive e basta. Ma non so perché, sinceramente. Credo ci siano molte motivazioni, anche questa è vera. Invece le cose brutte approfondisce per trovare la soluzione. Non è vero, credo che è più un... più perché siamo lamentoni. Perché ci piace lamentarci, perché ci piace... Perché non... non lo so, perché è una cosa proprio inconscia che facciamo. Non è una cosa che diciamo, ah sì, no, fai vedere perché. Quasi nessuno si mette a riflettere perché si sente male. Però si lamenta perché sta male. Quindi, vabbè, la mia voce sta morendo gradualmente, quindi ti saluto Anna, ti auguro il meglio, mettiti la musica, non lo so. Io ho visto in modo più filosofico. Sì, no, io la stavo vedendo molto più, molto pragmatico. Sostanza la stessa. Va bene. Grazie mille per tutti per la compagnia, per i commenti, per il follow singolo. Un follow singolo, vabbè. vabbè, 3 giorni fa ci sono stati troppi follower. E anche troppi tempi. Quindi compenso col mercoledì che è una merda. Buonanotte, spero sia un bel giorno domani. E se non lo sarà, lo renderemo felice. Buonanotte. Tutto passa. E un giorno sarai anche te felice. E anche un altro giorno, e anche altri giorni. Sarei felice molti giorni, sicuramente. Perché se non sei un pezzo, una pezza di merda. Quindi, io direi che per questa live è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.